Eccoci, allora, pronti per questo appuntamento con Studio Tele4. Siamo in compagnia del maestro Alessandro Gotti, promoter di incontri di box, ma no, anzi, promoter di incontri di Muay Thai. Muay Thai, chiedo scusa, però adesso anche di box. Difatti noi parleremo più Certo. specificatamente di questo appuntamento che è in programma dopodomani, che non è il primo però appuntamento di box che lei organizza, o oh, No, sì? è il primo questo. Ah, il Ho primo. inserito la box nelle mie varie riunioni. Ho cominciato con i due progetti professionisti triestini. Però questa volta ho deciso di dare proprio lo spazio e provare una serata di box unica. Allora, Unica. che alla Marittima. Sì, alla stazione marittima, sì, giù. Comincia a che ora? Cominciamo alle 19, un po' prima, perché ci sono dei 5 incontri di ragazzi elite, sono quei semiprofessionisti, no? Sono anche locali triestini. Dopo sono quattro professionisti che combattono sulle 6 riprese, quindi la box anche a meno KO dura di più, quindi cerchiamo di fare così, dai, Lo se ti sport, va. la boxe è uno sport quasi carsico, no? Nel senso ogni tanto c'è un'attenzione minore, poi Se... riemerge. Devo dire la verità, è un po' il destino, se vogliamo, anche di parecchi sport, e dipende molto anche dalla copertura televisiva nazionale degli eventi, no? Io ricordo che una volta quando io ero bambino non c'era settimana in cui non ci fosse un incontro di boxe, soprattutto il sabato sera, e mio nonno guardava sempre boxe, questo lo ricordo perfettamente. Poi dopo un po', per tutta una serie di Sì, ragioni, posso dirle, la box, mi piace questo del carsico che va su e giù. sì, poi ogni Dipende. tanto piace. Loro erano forti tanto, dopo hanno avuto un grosso calo, dopo io per esempio non l'organizzavo mai perché c'erano questi incontri un po' fasulli, no? Vinceva sempre lì quello locale, anche rubavano un po'. Adesso sono molto migliorati, hanno preso un po' da noi, sono anche loro prima erano anche già tutto finanziati, Sì, sai, ho allora uno capito. perde anche il contatto con la realtà. Adesso sono diventati più bravi, più trasparenti, quindi ammettono la sconfitta. Cioè, è normale che uno anche in casa può perdere, non è che devi vincere per Sì, forza. beh, mica. Quindi sono diventati molto più Quante sportivi. volte l'Inter ha perso in Sì, casa? l'Inter perde sempre. Appunto. Il brutto è essere tifosi dell'Inter. Sì, non è tanto Io sono piacevole. anche, ma non di quelli. C'è la È squadra. uguale, insomma. La squadra che deve Ma avere. che cosa significa organizzare un incontro di box? Cioè, che cosa vuol dire? Organizzare vuol dire che devi cominciare a far tutto tu, prendere contatti, prendere il posto, trovare gli sponsor, chiamare gli atleti, cercare di alberghi, i biglietti Sì, fa aerei, tutto. qualsiasi cosa la fai, te lo organizzi tu, ci vogliono 2 o 3 mesi di lavoro. E dopo c'è un lavoro lungo, Sì. bellissimo. Il luogo è appunto il magazzino 42, no? della stazione marittima, che si presta oggettivamente a questo tipo di, per come è strutturato, eccetera. Il ring come viene allestito? È facile Il da ring allestire? sì, a 6 metri per 6. Arriva, è alto così circa, no? 1,20 m. E dopo i ragazzi lo montano in un'ora. Ah, quindi non c'è tanto Se da c'è un mettere. po' di lavoro, il telaio sotto, l'imbottitura, le corde, tutto. Dopo il lavoro, dopo ci sono quelli che montano le americane, come queste vostre qua che avete qua, Ah, vedi? Ci sono le americane che coprono il ring con 1 metro, quelle sono lunghe 8 metri. E vanno Ho su e capito. mettono le luci, quindi tutto questo è il lavoro più grosso, ecco. Che cosa è rimasto, diciamo, di quel pugilato che guardava mio nonno, nel senso del pugilato vecchio? Che cosa. Beh, i maestri, Guai se no. e dopo però sì, un po' sono più duri i pugili, sono più abituati a soffrire. Quello qua a Trieste è rimasto qualcosa, spero che non vada mai via. Sono un po' cambiati anche loro perché no, si sono adeguati ai tempi e tutto, ma uno Ma i sport. movimenti dello sport sono sempre gli stessi, l'approccio, diciamo, è uguale oppure. Una volta penso che prediligevano
Molto lo spari, non interessava tanto, penso, sai tirarsi i colpi, sai prendere colpi, adesso un po' di meno anche perché non fanno bene alla testa, il pugilato va Sì, tutto, sappiamo nel benissimo. nostro sport va più al corpo, Ecco, perché dopo parliamo anche di quello. no? Quanti sono allora gli incontri di questo sabato? Circa 9 incontri, sì, vero, È un buon. sì, e ci sono altri due triestini che combattono nei professionisti, e dopo ci sono tre. Questi elite, che gli elite possono passare Ah, intanto professionisti. vediamo Ecco, delle immagini che penso sì, si questa è riferiscono di a quest'estate, sì. quest'estate, no? Sì, quando ho organizzato. E questi elite possono passare professionisti. E io spero, io cercherò di fare in modo che loro maestri facciano passare professionisti per avere così un gruppo di 5-6 atleti professionisti che puoi organizzare una riunione quando vuoi, Sì. Io anche con locali che ti portano anche. conosco Ti tra l'altro portano. il figlio di una signora che è stata anche nostra ospite, che fa boxe anche con buoni risultati. Segnale che fondamentalmente c'è ancora un appeal che lo sport esercita verso i giovani. Sì, questi sport da combattimento vanno forte, sia anche i nostri che quella gente pratica. Molto questi sport, perché il pugilato ho visto che sono tanti, adesso sono anche molto più maestri, molto più palestre, quindi per forza arrivano questi atleti, no? Insomma, fondamentalmente anche una bella cosa, insomma, Sì. ecco. E c'è pubblico? Sì, vorrei farne di più, ma quello che Sì. può dare la città, 600-700 persone, così. Vabbè, cioè. Abbiamo una volta facevamo 2-3 mila, sai? Ah, ho capito, ho Quando capito. c'era Augusto e quando avevamo iniziato, quando Trieste aveva anche 30-40 mila persone in più, però. Ah, questo anche potrebbe Sì, essere una questione anche sì, di proporzione. abbiamo perso 2.500 all'anno, che Sì, se ne sì. sono andati. Sparano cosa fa adesso? Sparano allena anche lui. Allena. Sì, Ah, è in beh, una palestra, fa lezioni, e anche lui, qualche atleta, dovrebbe venire anche a vedere. ok. Sì, mi aiuta, cioè nel senso è un testimonial buono per il nostro sport. È anche una bella persona. Sì, bravo, Diciamo del tu, insomma, sì, sì. normale. Tu sei arrivato appunto alla boxe passando attraverso lo dicevo prima, il Muay Thai, Kickbox, prima il full contact. quelle sono tutte Discipline che da quante, sport da combattimento, ecco, un po' ma più. sono appunto full contact, kickboxing, eccetera, box thailandese, Ah. sono, come posso dire, partono da una radice comune, poi sono evoluzioni della stessa cosa, oppure sono cose completamente diverse una dall'altra? Ma no, sono sport dove si usa calci e pugni, le regole cambiano, certe, ormai il full contact in disuso non si fa quasi più. Però scusa, C'è il K1 che va forte adesso, quello che fa Petro, il K1 è Muay Thai. Beh, E che differenza c'è allora, tra. Orca. K1 sono calci, pugni, ginocchiate. Però senza il clinch, la Muay Thai, cioè c'è di tutto, gomitate, ginocchiate, la lotta, il clinch, pugni, calci, quello che Ho vuoi. È capito. devastante. Ma adesso la domanda è: uno si fa male oppure ci sono poi anche, come ti insegnano a sferrare il colpo, immagino che ti insegnano anche a contenere il colpo. In allenamento. Ho capito. Ah già, vabbè, Nell'incontro, sì. guarda, proprio con te, uno cerca di farsi, si fa male, sì. Ci si fa male. Specialmente quando usi le gomitate nella box thailandese, lì sono robe terribili, Ma tagli. io ho visto anche in alcune, credo sia una roba molto americana, ma non so, può essere che sia anche roba italiana, eccetera. Ma per esempio, quegli sport dove ci sono come delle gabbie, dove. Quello è sta MMA che adesso va anche Ah. forte. Che è l'insieme ancora di tutte queste cose, più ancora la lotta. Immagina, Ho capito. tutto quanto completo. Va molto forte in America. A me nelle gabbie non piace, io lo faccio anche, organizzo, ma lo faccio sul ring. Che differenza? Ecco, la gabbia, per esempio, che cosa. La gabbia non hai molta visibilità, devi avere un'arena che vada su Sì. così per vedere. E più dopo ci sono giochi che si posano sopra, lottano Capito. posati su questa gabbia. Mentre nel ring se ti posi ti vai giù dall'altra parte, quindi si può fare in due maniere. Io lo faccio solo sul quel, ma
È bello, ma non molto tecnico. Ho Solo capito. E probabilmente la anche. lotta, lì sono bravi, quelli che sanno lottare sono avvantaggiati. Però anche molto, immagino, non televisivo, ma nel No, invece senso. sì. No, in questo senso, nel Sì, vanno, senso. va. E perché sai cos'è? È tipo una baruffa di strada. Io Sì. ho organizzato 2 volte. Certe volte ho buttato via tanti soldi per 1 minuto, neanche, perché una baruffa di strada, partono, Sì, arriva un esatto. colpo, tu cadi per terra, questo ti salta sopra, ti tira, puni così e l'arbitro Qual è sospende. Non mi piace. diciamo, in questo tipo di sport, no? Per esempio la boxe thailandese, eccetera, che credo sia questa. Ah, Sì, questo era K1, gli ha tirato una ginocchiata. ecco, chiedo scusa, Sì, non ecco, vedevo. vedi cosa si riusa anche. Ecco, però qua, per esempio, si usano anche i calci, si usano Sì. anche i piedi Sì. e tutto. I ginocchi. È un approccio completamente diverso rispetto alla boxe. Sì, la boxe devi metterti là e tirare tutto solo pugni. Ma la boxe rimane base per questi sport qua oppure nemmeno? Nel senso. Sì, Qualcosa speciale. giusto? Sì, ormai sì. Ho capito. Nel K1 sicuro, la Muay Thai prima non usavano tanto, però dopo si è evoluta e hanno dovuto per forza migliorare nella box anche loro, perché quindi è basilare la box. Però voglio dire, in questi sport qua, dove appunto si usano anche i ginocchi, si usano anche i piedi, eccetera, sono, come dire, sono arti più in pericolo rispetto, cioè la boxe, vabbè, uno le ginocchia non è che si La faceva male, boxe, questo arto è in quello là pericolo che ti arriva tutto che qua, sappiamo. dopo pare che non ti fa bene. Questo prendi dappertutto, sì, ti prendi costole, fegato, in testa, tibie, ti fai male. Però ripeto, su certe cose è meglio che andare a Che prenderti, andare a prendere che in andare a testa. prendere tutto sempre, sempre lì, bamba, in testa, non Sappiamo poi preferisco. anche gli esempi ci sono che ci raccontano. Però, ecco, io invece non abbiamo parlato, ma però è una cosa che mi interessa. Io mi ricordo che alla fine degli anni 80, sì, alla fine degli anni 80, molto in televisione andava il wrestling. Ah, quello non mi Ecco, piace. volevo arrivare a questo. Lì era anche abbastanza palese che gli incontri fossero, non voglio dire finti, ma comunque Sì. quella era più una coreografia quasi. Sì. Anche perché. Se no finirebbe il morto ogni volta. Sì, appunto, perché sono delle cose. Quello, fondamentalmente, per un certo periodo ha fatto. Ha fatto del male alla boxe e agli sport da combattimento? Oppure fondamentalmente. Diciamo, comunque ha avvicinato qualcuno all'idea dello sport da ring. Non so se. No, non ho mai avuto grossi contatti. Non, è sempre stata una cosa a parte il wrestling. Ma anche là molto americana, fondamentalmente. Se casomai alla fine carriera qualche pugile tendeva ad andare a fare il wrestling o qualcosa per prendere soldi, perché era strapagato. Tu vedi che sono stadi pieni che quando fanno. Io non capisco perché è una cosa per i ragazzini. Ma gli americani? Sì, E beh, aveva a America. partire da quel Uno per sport farci. americano che però dopo che gli atleti siano anche bravi, niente da dire, perché Però sono dali. bestie da 140 kg, fanno salti mortali, tutto, però non è Ma vero, non è però io mi ricordo reale. una cosa, che a un certo periodo mia cugina era preoccupata perché mio nipote guardava sempre wrestling, eccetera. E diceva, parlagli tu come se. E digli che quella cosa non deve guardarla perché è violenta, eccetera. Io ho preso sto bambino, ha avuto 10 anni, e dico, guarda, tua mamma è un po' preoccupata, e questo mi guarda e mi dice, ma mia mamma non ha capito che è tutto finto. Quindi questo 10 anni aveva capito probabilmente che era più una roba da divertimento, eccetera. Le mamme devono credere di più negli sport da combattimento perché formano molto di più il carattere dei propri figli che il calcio dove è lecito sputarti in faccia o darti colpi alla vigliacca. Questi sono sport dove c'è il coraggio, la lealtà, la sportività. Quindi, care mamme, lasciate che facciano questi sport Non per niente che fanno bene. la boxe si è chiamata per un certo periodo, sì, anche nobile, ancora come Noble nobile arte, insomma, art. Sì. di quel. Dunque, poi non ho detto o comunque lo ribadisco, che l'incontro di sabato 23, alle 20.30, no? No, alle 19 La incomincia in 19, stazione sì. marittima,
poi verrà messo in onda da Tele4 il sabato successivo, quindi sabato in 30, in differita alle ore, a partire dalle ore 17.50. Sì. Che qua dobbiamo parlare, perché lo faccio io. Io produco questo. Ah, sì, sì, sì. Questo sì, è il sì, mio secondo, il nuovo lavoro che mi piace tanto. Ho capito. Più di organizzare, mi piace più di tutto autoprodurmi. Ho cominciato con Canale Italia. Io Cardera, sempre. E tanti anni fa. E adesso ho avuto finalmente questa opportunità con Tele4, che ringrazio, perché ho visto che siete molto migliorati ultimamente. Grazie. E avete aperto così a storie un po' nuove, così, Macete, lo sport, e quindi ho detto, i costi non sono eccessivi, allora facciamo, autoproduciamoci, così, viene proprio... così faccio la telecronaca che mi piace, faccio le filmate, faccio tutto, e dopo vai in onda e dopo attendo il risultato, com'è. Quanti hanno visto, quanti tra l'altro hanno guardato. Poi va in onda anche nell'orario nostro, tra l'altro, che è più o meno quello delle 50. Sì. Questa è la terza produzione che facciamo. E devo dire che dopo i risultati mi dicono bene, non mi hanno ancora mandato via. E fare la telecronaca, che cosa significa? Allora, io vengo qua come con te, no? Qua c'è l'incontro, vedo, perché non vado in diretta. Ah, quindi lo faccio il filmato, scelgo gli incontri e dopo vengo qua un'ora e dieci. Dicevo, il telecronista di box, io ricordo, io devo fare per forza riferimento ai miei ricordi, io ricordo la voce di Paolo Rosi, che era qualche cosa di... cos'è? Deve essere veloce? Devi calcolare, che devi spiegare a gente che magari non sa. E quindi loro non vedono i colpi, specialmente poco i calci, è ancora più difficile. Allora gli devi mostrare, ecco, questo montante, questo gancio, è entrato, ha vinto lui, punti, spiegare un po' tutto, no? Deve essere strano anche, perché dovendo spiegare bisogna avere anche una certa velocità nello spiegare durante le fasi, come dire, un po' morte di... Sì, si parla nelle frasi morte, magari parliamo di altro, io Cardea, su come io e te, cioè, certe volte parliamo anche di così, del movimento, dello sport, del movimento in generale, del sport. E dopodiché andiamo, quando vediamo, ecco che adesso entra colpo giusto, messo perfetto, bravo, ecco, finisce la ripresa, ha vinto lui, noi, così, no? Diciamo un nostro score, un nostro tabellino, così. Box femminile tira nel nostro paese? Sì, penso di sì, ma non ho... Qua non ce ne sono, né in regione, niente, un mondo che non conosco bene. Una mia amica fa box. Una mia amica fraterna, se così si può dire, di colpo fa box. Ma forse perché ha aperto un negozio, quindi qualche dunque va dentro malintenzionato, sì, lo tira giù con una... Già sono terribili, ancora la box. Sì, no, manca ma, che quello. Ma adesso, ho organizzato una volta box femminile, anche nel mio sport, invece di calci e pugni, qualche ragazza c'è. C'è difficoltà, per esempio, manca ancora un minuto, c'è difficoltà nel far penetrare la consapevolezza di questo sport, per esempio, di questi sport nelle scuole, dove magari qualcuno potrebbe anche un po' irrigidirsi perché dice, questo è più difficile, o fondamentalmente non è quello il canale, non è mai stato quello il canale? Non so, io non sono mai riuscito a entrare nelle scuole, forse perché non mi piacevano mai, neanche da piccola. però non c'è questo, mi sembra che abbiano anche calato lo sport nelle scuole, no? Questo è un discorso che non si riesce mai a capire. Lo capisco se c'è l'ora di ginnastica, secondo me nelle tutte le scuole dovrebbe essere fatto lo sport. Cioè, fatto anche in maniera migliore di come e da lì nascere i veri atleti, lo Stato dovrebbe finanziare quelli che sono sono portati per la ginnastica, quello, pallavolo, quello che c'è. E questo è tutto un discorso lungo, dobbiamo fare un'altra trasmissione. E poi anche mi sa che lo Stato, da questo punto di vista, non senti proprio. Allora, ricordatevi l'appuntamento di sabato 23 a partire dalle ore 19 al magazzino 42 della stazione marittima, che è quello, diciamo, ultimo, penultimo. Quello più avanti rispetto alla stazione marittima. Sì, in fondo però è il penultimo, insomma, il penultimo è il più grande. Sarà il 43 quello, forse. Allora. E ricordatevi a partire dalle ore 19 e poi ricordatevi il sabato successivo, quindi il 30, la
messa in onda e differita a partire dalle 17.50 su Tele4. Grazie al maestro Alessandro Gotti grazie per essere stato voi, con noi, buon lavoro. Grazie a Tele4. E noi ci vediamo domani alle ore 18.